Buongiorno a tutti, benvenuti. Benvenuti a questa cerimonia di consegna della seconda edizione del premio dedicato ad Amato Lamberti. Questo premio è reso possibile, è stato voluto dagli amici, dai colleghi della facoltà di sociologia, in particolare ovviamente dai familiari, in particolare da Rosa Elena Lamberti, consorte di Amato. Quando, alcune brevissime considerazioni per passare poi agli interventi, quando con Rosa Elena e gli amici, gli studiosi, i colleghi di Amato, decidemmo di istituire questo premio per dare vita a un'autorevolissima prestigiosa giuria, ottenemmo subito la generosa disponibilità a presiedere questa giuria da parte del procuratore Franco Roberti, che è il presidente onorario e, come vedete, è sempre poi qui con noi. In particolare, una delle caratteristiche proprie del professore Lamberti nei suoi anni di lavoro al Dipartimento di Scienze Sociali della Federico II era la particolare attenzione nei confronti dei giovani. Questa è una cosa a tutti chiara, a tutti gli amici, i colleghi. Tant'è che appunto, anche per iniziativa di un gruppo di studenti di Amato, in particolare Amedeo Zeni, che è stato uno degli ultimi allievi del professor Lamberti, si è poi da quella traccia è nata un'associazione che promuove un premio che è proprio diretto a premiare lavori di giovani o di tesi di laurea magistrale o di tesi di dottorato che diano un elemento aggiuntivo, facciano avanzare in qualche modo la conoscenza di questi fenomeni. Quindi noi nel selezionare i lavori che sono arrivati abbiamo cercato di tenere presente principalmente questo insegnamento che era specifico di Amato. Quindi non semplicemente lavori ben fatti, compilativi, eccetera, ma lavori che avessero anche il carattere dell'originalità, cioè che provassero ad avanzare la conoscenza del fenomeno, provassero a mettere nel dibattito un elemento di originalità che potesse far avanzare la cosa. A ringraziare tutti i presenti, perché oltre al procuratore, al presidente, a tutti gli altri, per me è bellissimo vedere che siamo tutti qua presenti per ricordare Amato Lamberti, non come forma, con una giornata commemorativa, ma con una giornata di impegno. Ed è quello che avrebbe voluto Amato Lamberti, cioè impegnarci tutti insieme facendo qualcosa di concreto, e credo che il premio possa essere un esempio di qualcosa di concreto, un aiuto utile e valido per fare in modo che la ricerca possa andare avanti e possa soprattutto essere questo premio possa essere una spinta, un incentivo all'entusiasmo dei ragazzi. E mi limito semplicemente a dire questo: facciamo in modo che Amato Lamberti continui ad essere un messaggio concreto, un messaggio fattivo di impegno e di ricerca contro qualsiasi forma di arroganza. Grazie. Partecipo a questo premio Lamberti non solo per, come si dice, per dovere d'ufficio, ma per profonda convinzione etica, intellettuale e istituzionale. Credo di essere debitore nei confronti di Amato Lamberti di una parte rilevante della mia conoscenza del fenomeno della camorra, gliene do atto ogni volta, e credo che dovremmo ricordare l'insegnamento di Amato non solo in questa occasione, ma molto più spesso, ogni volta che parliamo di criminalità organizzata e di cause che, nonostante per cause per le quali, nonostante il grande impegno istituzionale che è stato profuso negli ultimi 20 anni, 23, diciamo dalle stragi siciliane, ma forse anche da un poco prima, nel contrasto alle organizzazioni mafiose, queste ultime non solo non sono state sconfitte, ma sembrano addirittura in alcuni casi essersi rafforzate, come il caso della 'Ndrangheta, che è uscita dai confini originari, la Calabria si è diffusa nel centro, nel nord, in intere regioni del nord Italia, le più ricche, non per caso, le più avanzate,
in alcuni paesi dell'Europa, in Germania, in Olanda, e addirittura al di fuori dell'Europa, in Australia e in Canada. Bene, quindi c'è stata una propagazione della criminalità organizzata prevalentemente di origine calabrese, ma non solo. Ad una persona che rappresenta, rappresentato e continua a rappresentare una sintesi davvero molto preziosa, professore universitario, uno studioso serio, che non sottraendo tempo alla ricerca si dedica però al servizio della comunità, delle istituzioni, e unisce la passione dello studio e della ricerca alla passione politica, la mette al servizio delle emergenze, delle urgenze, del fine del progetto della propria comunità. E intorno a questo sa creare anche amicizia, condivisione, come testimonia del resto la fondazione alla quale voi avete dato vita e questo straordinario impegno di seguire gli studenti, di stare vicino ai giovani, di premiare il loro impegno e la loro ricerca. Quindi davvero grazie a voi e grazie ad Amato Lamberti per quello che ha rappresentato, per il servizio che ha reso a questa terra, e grazie per un impegno che continua e che si proietta nel futuro, e noi sappiamo quanto bisogno c'è di testimonianze di persone così. La migliore testimonianza alle mamme del territorio è la mia volta. Allora vorrei ringraziare la commissione scientifica di questo premio di associazione al Amato Lamberti, che ha riconosciuto il mio lavoro. La parte probabilmente più importante di questo premio sarà quello che ho sentito oggi, cioè le persone che sanno tantissimo del tema della criminalità organizzata, che lavorano in questo tema, hanno detto che forse il mio lavoro sarebbe interessante, originale, in qualche modo utile per avanzare studi, la conoscenza in questo campo, che è un grande riconoscimento che mi fa tantissimo piacere, onore, e non so più come esprimere. Bravo.